Vedremo di trovare un documento unitario, possibilmente unanime, che faccia capire alla Regione queste due cose. Uno, che noi vogliamo partecipare alla discussione. Due, ma non so se saranno tutti d'accordo, forse sì, che non ci piace la, 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 la politica del Lato Unico Regionale, ma vogliamo rimanere un atto, coordinato con il centro e con la costa. Si è conclusa con questo impegno l'Assemblea del Lato Toscana Sud, l'autorità d'ambito delle province di Arezzo, Siena e Grosseto che si è svolta giovedì 28 giugno. La Regione sta lavorando alla costituzione di uno schema di legge. Che sostanzialmente rivoluziona il sistema di governance regionale dei rifiuti, eh, trasferendo i tre ato attualmente presenti nella nostra regione ad un ato unico regionale. Bene, io ho posto questo tema all'Assemblea e ho detto ma dobbiamo noi confrontarci su questo. Il dibattito è stato interessante, hanno preso parte quasi tutti i sindaci presenti, ne è emerso sostanzialmente che l'ato unico regionale è visto con molto sospetto, con molta attenzione, quantomeno già è difficile gestire l'ato Toscana Sud con 106 sindaci stessa cosa su una base di più di 300 diventa veramente ingestibile e poi comunque questa circolarità perché il problema qual è che i treato non sono omogenei dal punto di vista delle strutture anche soltanto degli impianti. Lato centro ha un deficit di impianti rispetto alla quantità di rifiuto che produce. La Toscana sud che è virtuosa da questo punto di vista, cioè ha una potenzialità impiantistica addirittura esuberante rispetto al prodotto di rifiuto di questo territorio, potrebbe veramente diventare la pattumiera della Toscana e questo è quello che il sindaco di Arezzo non vuole, ritengo nemmeno il sindaco di Siena, certamente non vuole il sindaco di Grosseto. Il tema del lato unico regionale sarà sul tavolo anche della prossima assemblea, in programma per fine luglio, data in cui è prevista anche l'individuazione del nuovo direttore generale del lato Toscana Sud, che dovrà essere poi approvato dalla stessa assemblea.